Luca Masoni, allenatore della Folese. Folese, ricordiamo, quartiere del Binea. Luca, una bella favola, no? In sì, casa addirittura mi dicono che avete anche stasera un gran tifo, anche in trasferta, però in casa mi hanno detto che avete addirittura 500 spettatori. Sì, categoria no, amatori di montagna, tanta roba. È una cosa importante, noi al tifo ci teniamo tantissimo, siamo super contenti prima che dei risultati in campo, dei risultati fuori dal campo. Comunque muovere così tante persone in una categoria come gli amatori, a volte anche i dilettanti fanno fatica a muoverle, e poi la cosa più bella è che sono tutti ragazzi del paese che ci seguono volentieri, con passione, quindi è la cosa più bella di tutte, è quella che dà più soddisfazione in generale. Dopo siamo anche bravi perché in campo comunque riusciamo a toglierci le soddisfazioni vincendo le partite. Senti, partita senza grosse emozioni, però penso che la vostra vittoria sia meritata, perché l'ho detto anche all'allenatore del Felina, atleticamente siete apparsi più brillanti, poi avete trovato l'episodio decisivo. Sì, sicuramente mia impressione, nel primo tempo non abbiamo mai sofferto, nel secondo, dopo il gol fatto da noi, sicuramente siamo un po' abbassati, loro hanno cercato di reagire, siamo rimasti in 10 e abbiamo un po' sofferto, ma comunque sempre nei limiti, sempre gestendola abbastanza bene secondo me. Alla fine abbiamo la fortuna di avere una squadra giovane, con i giusti uomini d'esperienza che danno una mano ai ragazzi. Io sono allenatore giovane, ci divertiamo insieme e spero di andare avanti così fino al giorno della finale, personalmente parlando. Sì, perché adesso c'è lo scoglio della semifinale, un'altra esatto, partita importante, no? Assolutamente sì, è una partita importante. Noi la prepareremo come sempre, quindi trovandoci al bar, bevendo, divertendoci, poi andiamo in campo e cerchiamo di divertirci anche lì, facendo un po' di battaglia, facendo fatica e facendo il massimo comunque sia, dai.